RC Racing è molto figo. Sì, però è tutta roba un po', secondo me, più sport che fuori strada. Sì, però questo è il V4, che bello. Il V4 è veramente molto bello. E questa marca qua? Non ti piacciono? No. Dai! Una robetta così che costeranno 12,50 euro? Cominciamo che non ci sono i prezzi delle cose, io sbrocco. Vabbè. Vorrei mai che si Triumph. Chissà, comprerò una Tiger. Chissà. Wow, questo cazzo sembra più piccolina, no? Ma sai che anche il 900 effettivamente anche è? Non è brutto. Io ti vedo, eh. Io ti vedo. No, bella è bella, però Rally Tiger Pro 900, no, è bello, cazzo, è bello, però comunque per poter fare un po' più di fuoristradino è una moto, questa moto qua l'ho provata in strada. Sì, beh, ovvio, dire come è come se è successo come quelli che devono mettere lo scalino, però che si mettono il, come si chiama, il piedistallo davanti per avere le gambe più rannicchiate. Le vorrei quale pedale? O più avanti o più indietro. Sì, lì sono. Sempre ho sentito successo. SR. Quanti? 38, beh, lascia stare, cazzo, 38 cavalli, un 300? Oh, ma... Anche il DSR X300. Sai che non lo so, però glielo chiediamo. C'è anche il Caballero, una gran motoretta. Sì, però... Boh, a me piace tantissimo, ripeto. A me piace veramente tantissimo, veramente tanto. Stavo zoomando sulla signorina in una posizione un po' estrema, versione della rally, penso quella effettivamente che corre. Non so se ci fa già la Eco Race Africa, penso di sì. No, che è veramente bella. E quella di là è la versione stradale. Cioè stradale, sì, diciamo la versione che puoi comprare, che è veramente figa, però costa anche credo 15 o 16 mila euro alla fine. Sì, però è una moto fotonica, cioè è nata proprio per fare le robe fighe, un 4,5, veramente veramente figo. Siamo già arrivati alla zona dove c'è la moto più chiacchierata della fiera. Così, se che non ho fatto neanche i saluti in questo video, proprio siamo entrati all'ECMA, eccola qua. È così, Secchi da lontano ci avviciniamo e ci saliamo anche subito. Ovviamente. Ma la domanda che tutti si fanno, faranno anche l'altra, la terranno o smetteranno? Smettono? La nuova IMA. La nuova IMA. E tu la senti già che ha la stessa? Quando ci sei su, la senti che è la IMA.
E adesso ci salgo anch'io. Una IMA 2.0. Poi vedi che è una IMA. La vedi che è una IMA? La vedi dalle IMA? Dalle saldature? Eh sì, eccolo. Eh beh, è fatta molto meglio. Sì. La mia comunque non c'è paragone. Madonna. Che bassa che è. Però ci sto meglio sopra della quella normale, quella vecchia, quella standard. Come mi sembra. È molto bella anche in questa posizione. Qui non è che è la mia preferita. No, sai cosa? Sembra. Sai cosa? Sembra una posizione più turistica rispetto alla mia. Però è bella. È bella. Lascia stare. Bisogna vedere quanto danaro vorranno. I blocchetti sono diversi dai tuoi. Sì, mamma mia. Nuovo. È tutto nuovo. Non hanno praticamente tenuto. Ti fa impazzire questo settore del. Non hanno tenuto niente della. No, non hanno tenuto però nulla. È, bella, è molto bella. Ma ah, quella è quella accesa che possiamo parlare di. Oh, il discorso. Cioè giusto se sei alto 1,60 m, probabilmente in piedi non hai problemi col manubrio, ma se no non lo so, c'è qualcosa che non ti convince. Sì. Perché è nuova. Non mi piace la posizione. No, sai cosa non mi. Neanche a me piace la posizione. Guarda, ma adesso salgo sulla mia, vabbè, non è la mia. E il livello di. Mi piace il livello di commenti tecnici che noi facciamo sulle moto, ma tanto, come dico sempre, per i commenti tecnici uno guarda gli altri siti, vede i nostri video, noi siamo. Io non so commentare praticamente nulla. No. No, commenta, mi piace sì, non mi piace, no. No, però che è la cosa importante poi in realtà. Sento, non lo so. Posizione di guida sono d'accordo che è strana, è diversa. È diversa, molto bella, molto da vedere. Sì. Molto bella da vedere, esteticamente molto è molto bella. Però dopo la moto va guidata, non è che sì. Se ne ringrazia per la. No. Adesso purtroppo siamo già arrivati nel posto che fa male. Fa male a te? Fa male qui e fa male qui. Lo stand Ducati fa male. Fa male a prescindere, fa male. Intanto perché mi fa venire sempre voglia di tornare a correre in pista. Vabbè. 4S Grand Tour, tanta roba. La meraviglia di RS. Dalla Cherubina. Ma a noi interessa lei. Interessa lei. La nuova rally. La nuova rally. Peccato che non ci si possa salire. Peccato non ci si possa salire. È la vera regina per me di tutto lo stand Ducati. Praticamente le piastre di sterzo è veramente molto 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 figo. Il nuovo ammortizzatore di sterzo, figata. Figata. Forcelle, la corsa succede diversa, vabbè, il parafango anteriore, quello è veramente bella, è veramente figa, però alla fine della fiera tre quarti della moto è come la mia. Ci spendi sopra altri 3.500 euro sulla mia ed è uguale. Perché devo comprarne una nuova
posso spendere 3.500 euro sulla mia. Non assolutamente andare a cambiare. No, vorrei, perché mi piace tanto, mi ispira, però alla fine, ripeto, preferisco investire su un altro progetto. Infatti sono molto molto tentato di vendere anche il multistrada. Io non lo venderei. Però se rimane un bel touring che poi con cosa lo sostituisci? Boh, non lo so. Ecco. Ed ecco lo stendino Honda, anche loro molto sobri e piccolino. Non salire su moto stradali, no. Mai, mai più. No, mai basta. Più, mai, nella vita mai più, però. Mi devo rifare con la telecamera, perché effettivamente. Io non, cioè, mi trovo mica tanto bene, te lo dico, mi fa un po' devi di solo spazio. Decidere dove guardare. Un po' di spazio. No. L'Africona. L'Africona. Gran moto. Gran pezzo esposto, figo. Le rally. Ed ora seguiamo signor Ciccio Benza nel suo nuovo amore. È sempre stato il mio amore questo. È un amore estivo questo. Questo è l'amore estivo, questo è sempre stato. Dai, cazzo. Perché uno dovrebbe avere un garage infinito. E non solo il garage. Ah, è bella, eh. È bella. È bella, è bella, è bella. Better know the truth of wrong from. Manca un calcio ruotato al signore. Perfetto. Ho arrecato un danno permanente, cazzo. Perfetto. King. Dimmi perché non devo comprarla. Dimmi perché non devo comprare questa motoretta dell'Honda. Oltretutto ci stai drammaticamente bene sopra, non so perché. Ma perché è l'effetto Bud Spencer. È l'effetto Bud Spencer. È l'effetto di un buggy. È l'effetto di un buggy, esatto. Però è vero che ci stai molto bene. Aspetta che il signore. Oh, guarda chi è arrivato. Ho deciso, dai. Cioè, cazzo, perché uno non deve comprarla? Perché? Per quale motivo? Cioè, ti prego. Cioè, devo trovarti il motivo per non comprarla? Il motivo per non comprarla? Cioè, non. Tipo, boh, no. Non costa poco 400-500 euro, ma cazzo di no. Cane, piuttosto con uno scooter. Sì, dai, cazzo. È divertentissimo. Poi questo allestimento è stupenda, è stupenda. E ho deciso che ne devo avere una. Fammi provare. Ne devo avere una. È vero. Ma poi quando ci sali dici, cazzo, ti prego. Aspetta che ti faccio. Eh? Ah, le marce, certo. Le marce? Sì. Dai, cazzo. Cioè, che è geniale. Che è migliore di molte moto. Che è geniale, ma certo. Ma ti ho detto, è stupenda. Cioè, sai come è, via, io me la prenderei. Vapor X500. Che motoretta. Sono. Però sono molto belle, ragazzi. Sono belle, però. Sono veramente molto belle. Abbiamo superato la sicurezza personale, non mi sente nessuno. Ok, sono veramente belle, cazzo. Sono belle. Poi hanno questi dettagli. C'è il prezzo? No. Ma te sei pubblica?
quanti? Solo 13? 113. Ah, 113, eh sì, eh. Beh, cazzo elettriche. SVT 650. Aspetta che fa. Prossimo progetto. Se lo vedi, cazzo. Altro che la Monkey della Honda. Compro questo. Oh. È un tuk-tuk. È un tuk-tuk, cazzo. Cioè, questo è tanta roba. Ti prego. Ti prego! Cioè, ti prego, questo veramente... Ed ecco la Prigliona. Top. Beh, anche questo se vuoi provare a salirci, va là, per curiosità. Su questa, sì. Allora, a parte che esteticamente piace a momenti, piace e non piace, però boh, non mi ha convinto così tanto come pensavo. Infatti l'ho provato in alternativa prima di prendere il Desert X e dopo aver provato questa ho detto va bene, prendiamo il Desert X. È un'altra fascia di prezzo, però è un'altra roba. Questa come alternativa. Stare sempre in Italia. Perché ce l'hai da un po'. Il 100.
chissà, magari succederà. È veramente molto 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 bello, a me piace veramente tanto, è proprio bello, proprio bello. No, è bella. Commenti a tiepido. Che è molto bella a tiepido. Una bella motoressa e la prenderei. Come tutte le altre motorette che ci sono qua, ovviamente. Infatti non so cosa non prenderesti. Prendo questa o prendo la Monkey dell'Honda. Pulse 200 Hero Pro, ah, che belle però, eh. 219 cavalli, non è male, pochi, però è anche leggera, 160 kg. Questa è la versione rally. Questa è la versione più realistica. Sai che non l'avevo mai sentito come... Io l'ho visto in una storia perché qualcuno diceva da vedere quando sta là, perché... Beh certo. No, non sono male. Ti fanno anche roba più aggressiva. Sembrano dei BMW GS, con dei motorini dentro, ovviamente, perché cioè, se ci metti un 1000, un 600 ha un senso, ma se ci metti cazzo un 400, un 125, diciamo che perde un po'. Però effettivamente se guardi tutti i produttori cinesi sono in quella direzione, moto piccole, cioè moto grandi e pesanti con motori piccoli, che ovviamente hanno poi i loro limiti, ed è un peccato perché cazzo il cane, cioè i contenuti poi ci sono, magari è solo una questione di percorso, cioè cominciano così poi crescono come queste macchine, perché non comprarsi una roba così, una Swappa Zip DNK 450, ma lascia stare che beh, interessante. E soprattutto andiamo verso la Benelli e la CF Moto. Andiamo verso la Benelli e la CF Moto. Cosa? Questo è il 5. Questo è il 7. Bravo, però piuttosto, vedi? Ah, un 300? Vedi, è quello che è. Però è molto bella.
quella è molto bella. Cosa? La mia stronzetta di ferro. Mini TRK 702. Guarda, ci salgo sopra per scrupolo. Anche lei ci salga sopra per scrupolo. Vada, vada. Non ci stai male sopra, però. Col Caballero, eh no? Sì. Però devo dire che mi piace di più il Caballero. Devo essere sincero, a me piace di più il Caballero. Fa un po' più aggressivo, avventuroso il Caballero. E anche qui la colorazione che frega, dici un po'. CF 4,5, quant'è che pesava? 100? 175, dai, per 38-40 cavalli. Meglio. Comincia a essere accettabile, diciamo. Ups. Questa è molto molto bella, gran bel colore, veramente bella colorazione. Però è un concept, chissà se la tireranno fuori o meno e la faranno uscire. Penso di sì. Ma mi sta riprendendo? Sì. Beh, bella cazzo, dai. Particolare. Particolare. La si può andare a provare. C'è un bordello adesso di gente ed è giovedì. Adesso sì che prendiamo le rampette e ci facciamo trasportare fino all'uscita come se niente fosse, vero? Questo video farà scalpore e tutti mi diranno non è vero, c'erano un sacco di cose fighe. C'erano un sacco di cose? Esatto. C'era un sacco di patonga al massimo, ma no. Neanche quella. Possiamo anche camminare come ci vuoi. Lui è veloce. Ah, ti piace stare a fermo? Ah, ok, no. Il nostro orario da della mattina che partono all'alba. Cavolo, partenza da Padova alle 6, alle 8.57 eravamo in coda. Però secondo me c'è stato. Sì.
Comunque se sabato c'è veramente un bordello incredibile, altri ragazzi qua della zona mi hanno detto vieni il sabato, vieni il venerdì, mamma mia, cioè io non ce la faccio. Quello che c'è da vedere insomma. No, infatti, alla fine 3 orette e mezza, 4 orette ci abbiamo impiegato a vederla tutta. Sì. Sono l'1.50. Quindi ci sta. Poca roba, sono rimasto anch'io un po' ma. Anche perché poi certe cose fighe, per dire, adesso la moto Morini, cazzo, non ne potevi neanche salirci sopra, erano lì messe che giravano, che te le fanno vedere da lontano. E basta. Lui si va verso. Adesso è un po' pieno il parcheggio, eh. Adesso il parcheggio è un po' ricco. Beh.